Ciao amici Mr. Gadget, finalmente è venuto il momento di incontrare il prodotto che da domani arriva in anteprima a coloro che l'hanno preordinato. Parliamo di Galaxy S9, come dice qualcuno, sigla! Allora, abbiamo detto domani in anteprima per coloro che hanno fatto l'ordine nei giorni precedenti e che riceveranno una settimana prima degli altri il Galaxy S9. Aprendo la scatola, all'interno si troverà, il telefono l'ho già tolto, quindi un adattatore da micro USB a USB Type-C per la ricarica, un altro adattatore che invece viene utilizzato per il passaggio dei dati, quindi da USB normale a micro USB, e poi la carica per la ricarica veloce, quindi il caricatore per la ricarica veloce, gli auricolari che sono organizzati e realizzati in collaborazione con HPG, quindi Harman Kardon, che è parte ormai da tempo del gruppo di Samsung, e poi il cavo per la ricarica. Se qualcuno di voi si aspettava invece una cover, qualunque altro tipo di dettaglio dentro la confezione, niente di tutto questo, ma tutto sommato credo che questo sia cosa assolutamente normale. A proposito di cover, invece, ci sono tantissime soluzioni in giro. Ma il telefono com'è? Vediamo! Allora, vediamo subito da vicino il Galaxy S9 nella sua versione Plus accanto al Galaxy S8. Li ho messi uno accanto all'altro per vedere che cosa cambia a livello di design. In realtà molto poco dal punto di vista proprio della costruzione, che è molto simile. Beh, ovviamente il S9 Plus nella sua nuova versione ha la doppia fotocamera e poi il sensore delle impronte digitali viene posizionato nella parte inferiore, ma per il resto dettagli molto simili. Rimane l'attacco da 3,5 mm sui telefoni, sempre connettore USB Type-C per entrambi. Vedete, cambia leggermente l'altoparlante invece, che diventa una feritoia sul nuovo Galaxy S9. Colore blu, questo secondo me è meraviglioso, e la versione che vedete, quella che viene venduta attraverso il mercato libero, quella cioè indicata con il segnale Duos, il che significa con la doppia SIM. A proposito di realizzazione e di costruzione, vi mostro su entrambi i telefoni da un lato il pulsante di attivazione di Bixby e il Volume Rocker, dalla parte opposta invece vedete il pulsante di accensione e poi insomma null'altro, assolutamente pulito il sistema. Sulla parte superiore invece il cassettino per la SIM, che è nella stessa identica posizione nel prodotto dello scorso anno rispetto al prodotto invece più recente. Insomma, questi dunque i due prodotti uno accanto all'altro, e invece adesso andiamo ad approfondire la conoscenza del Galaxy S9 Plus. Cosa contraddistingue questo telefono? Beh, intanto il display 6,2 pollici di diagonale, sono 5,8 invece nella versione normale. Questo display, tra l'altro, con un ratio 18,5 noni, il che vuol dire che la parte del display più lunga è lunga quasi il doppio rispetto a quella corta. La definizione diventa di 1440x2960 pixel per l'esattezza. La superficie del display occupata, che occupa rispetto alla superficie totale, siamo all'84,2% di ratio. Altra cosa che vi faccio notare è la densità dei pixel di questo telefono, perché siamo davanti ad un prodotto con 529 pixel per pollice. L'interfaccia è quella che conosciamo molto bene, con Oreo, ovviamente con Android 8 a bordo. Non ci sono grandissimi stravolgimenti rispetto a quello che abbiamo già visto sugli altri telefoni. Viene riproposto anche qui, ad esempio, una delle caratteristiche importanti, ovvero il fatto di avere il doppio account per
le applicazioni che sono a bordo del telefono. Come per il Galaxy S8 e S8 Plus, se li avete aggiornati al nuovo sistema operativo Android Oreo, avete la possibilità di fare due cose. Intanto di eliminare i badge sulle vostre applicazioni quando eliminate con un movimento di questo genere una notifica sul pannello delle notifiche. Il telefono è ovviamente velocissimo nel suo funzionamento. Partiamo ad esempio dalla visualizzazione di una pagina del Corriere, passiamo a Mr. Gadget anche e a tutte le stupidate che esso contiene. Con le informazioni, vedete, scorrimento velocissimo, l'uscita del telefono istantanea, però diciamo che non sono questi i dettagli che ci diranno da vicino quanto sia performante questo smartphone. Infatti noi oggi vediamo da vicino il Galaxy, ma poi diciamo che nei prossimi giorni faremo una recensione vera e propria. Questo è un vero e proprio diciamo primo impatto con il telefono. Dal primo utilizzo mi pare di poter dire che la batteria da 3500 mAh è con una capacità e una diciamo autonomia simile a quella del Galaxy S8 Plus. Vi ricordo che invece è 3000 mAh nella versione normale. Cambia un po' invece l'interfaccia della fotocamera. Vedete, avete queste modalità: la modalità cibo, la modalità panorama, la modalità pro che vi consente di controllare tutti i sistemi, la modalità sfumatura sfondo. Adesso non vedete un soggetto perché il telefono è appoggiato, quindi vedete il nero per il telefono che è appoggiato sulla superficie del tavolo. Avete una modalità automatica invece in cui il telefono può fare quello che vuole. C'è ovviamente Bixby Vision che vi permette di leggere gli oggetti davanti a voi e di decidere che cosa state inquadrando, e poi c'è la super slow motion. Questo è un sistema in cui potete scegliere di catturare voi il momento in cui volete insomma catturare un movimento con i 960 frame al secondo, oppure potete lasciare che automaticamente lo faccia il telefono con la super slow motion. Quando il telefono rileva un movimento, allora attiva lo slow motion. Gli emoji ER, queste possono essere utilizzate ovviamente partendo dalla creazione delle emoji personalizzate. Lo potete fare con un selfie. Essenzialmente, vedete, io metto la mia faccia qua in mezzo, la faccia viene elaborata, mi viene chiesto se sono un maschio oppure una femmina, e probabilmente adesso l'elaborazione non sarà corretta perché ho tenuto gli occhiali, però vedete, insomma, sono un po' bruttino con gli occhiali inseriti, i capelli magari non sono esattamente i miei, quindi dovrei insomma ancora un po' ai ripari. Vedete, adesso il lavoro è stato un po' rovinato dal fatto che io abbia scelto di scattare la foto con gli occhiali, cosa che non è raccomandabile. Con la generazione della vostra prima emoji poi vengono generate le GIF che utilizzerete da spedire alle persone con cui vorrete comunicare. Questo vale anche per gli adesivi che vedete che potete utilizzare con i vostri selfie. E poi l'ultima modalità che avete di ripresa con la fotocamera è quella hyperlapse, anche questa molto carina in mille situazioni. Potete ovviamente gestire tutti i dettagli sulla vostra fotocamera, compreso il fatto di controllarla con il comando vocale. Potete scegliere di mettere un tag della posizione, potete mettere anche le griglie per le inquadrature, insomma per orientarvi quando magari dovete mettere delle foto che non siano sballate a livello proprio di inclinazione rispetto magari all'orizzonte, no? Questa può essere una ragione per cui usare le griglie. Insomma, un telefono che funziona bene. Io vorrei mostrarvi anche, farvi sentire più che altro l'audio di questo telefono, che ha ovviamente due caratteristiche fondamentali che ne fanno la differenza: la possibilità di usare questo super slow motion e, dal mio punto di vista, ovviamente anche la fotocamera. La doppia fotocamera, adesso vi faccio vedere sul retro tra un secondo cosa vuol dire doppia fotocamera. La doppia fotocamera vi permette, ecco, facciamo sentire anche il suono stereo di questo telefono. Vedete, un audio
Vedete, così io ho eliminato entrambi. Quando alzo, volume che devo dire, il volume che devo dire è più che buono, e anche la qualità dell'audio rispetto ai Samsung del passato molto buona, perché vengono evidenziati molto i bassi, e questo secondo me è un aspetto molto positivo. Poi soprattutto guardando un contenuto multimediale, quindi girando il telefono in posizione frontale, secondo me trovate una condizione di gran lunga migliore per insomma, la qualità della ripresa che voi potete fare. Abbiamo visto un po' i dettagli tecnici, no? Vi dicevo della fotocamera, ecco, diamo un occhio alla fotocamera posteriore, sono due sensori, entrambi da 12 megapixel, la differenza è che uno ha un'apertura variabile e l'altro invece un'apertura fissa a 2.4. Avete tra l'altro dei pixel giganteschi dentro la fotocamera, quella d'apertura variabile arriva infatti a 1,4 micron. L'apertura variabile significa che la fotocamera legge il contesto in cui scatta e si adatta a questo contesto. Vuol dire che le foto con una risoluzione le foto in un contesto con pochissima luminosità dovrebbero risultare con pochissimo rumore, con altissima qualità. Nei prossimi giorni vedremo se questo succede davvero oppure no. Insomma, questo è un primo impatto con il telefono e con le sue caratteristiche. Nei prossimi giorni lavoreremo proprio per farvi conoscere con ancora più attenzione e precisione quelli che sono gli aspetti fondamentali del Galaxy S9 Plus, in questo caso, che sapete arriva nei negozi proprio nei prossimi giorni. Qualunque sia il dettaglio che volete conoscere di questo telefono, non esitate a chiedermelo, iscrivetevi a questo canale se non l'avete già fatto, altrimenti pioverà per i prossimi 6 mesi solo ed esclusivamente sulla vostra testa. E non è vero, o forse sì, se avete qualunque indicazione chiedetemi, nei prossimi giorni andremo ad approfondire i vari aspetti dell'utilizzo di questo smartphone. Ciao da Mr. Gadget!